siccome noi teniamo pure i cristiani, i cattolici, che qualche volta i preti dovrebbero ricordare ai cittadini, ai fedeli, si fa sempre il Padre nostro, gloria a Dio nell'alto dei cieli, confessa a Dio onnipotente, tutto ok. Ma è possibile che voi in 52 settimane che vado a messa io tutte le domeniche battendomi non il petto, perché io devo chiedere scusa solamente al Signore per il comportamento sbagliato, ma è che ricordate quali sono i veri comandamenti che uno deve rispettare? Le sette pene capitali, e mo gliele ricordiamo, a dove è l'operatore? Inquadri che le sette, 12 comandamenti, 10, a dove è l'operatore? Inquadri quella là, 10, 12, ma dovrebbero essere 20 e nessuno li ascolta. E partiamo, ora ve li ricordo. Quella è la rosa dei giocatori del Pescara. Io sono il Signore Dio tuo, e poi parte, primo, non avrai altro Dio fuori di me, perché nessuno le sa qui, nessuno, ve le tenga legge, purtroppo. Non nominare il nome di Dio in vano, ricordati di santificare le feste, onora il padre e la madre, non uccidere, qua si accida a tutto spiano, non commettere atti impuri. Qua lasciamo perdere, va. Non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna di altri, non desiderare la roba degli altri. Questo è il, ecco perché gli uomini sono malvagi, perché anche dai pulpiti, quando stanno là, quella là a fare la predica, ci si addormono sopra le prede, sono prolissi, lunghi, capite, per commentare e parlare da solo, mentre tutti i fedeli io li guardo, ci stessi uno che li sta seguendo, forse solo l'unico cretino sono io che cerco di carpire, ma stanno lontano, spesso non si sente bene, e poi ci si addormono, sono prolissi, capito, lunghi, ripetitivi, non brevi, concisi e convinti, alla gente a crepare le orecchie, devi gridare. Che cosa vuol dire essere un fedele? E ricordare questi comandamenti in ogni mese, e ricordare anche, se possibile, che cosa sono le sette pene capitali. Perché una frega di gente, a uno si è detto, sai che cos'è l'accidia? Ma ha detto, chi è un accendino moderno? L'accidia, ma ha detto, chi è l'accendino moderno? Quindi sono sette, la superbia, che sarebbe desiderio irrefrenabile di essere superiore agli altri, fino al disprezzo degli ordini e delle leggi, avarizia, desiderio irrefrenabile dei beni temporali, la lussuria, desiderio irrefrenabile del piacere sessuale, ecco perché ci sta le pedofile a mezzo a voi, non glielo ricordate mai, invidia, tristezza per il bene altrui, percepito come male proprio, la gola, abbandono ed esagerazione ai piaceri della tavola, ira, irrefrenabile desiderio di vendicare un torto subito, accidia, non è l'accendino, né l'accendino moderno, è torpore, malinconico, l'inerzia nel vivere e nel compiere il bene. Questi sono i valori umani, è chiaro che poi ci meravigliamo se l'essere umano è una bestia, ci sta lo calcio scommesso, ma se non sapete, nessuno vi dice quali sono i veri valori, non ve li ricordano costantemente.